Buongiorno a tutti. Io sono l'avvocato Francesca D'Antonio e oggi affronteremo insieme il tema dei contratti cosiddetti minori o contratti pirata. Per capire che cosa sono i contratti minori, bisogna compiere un brevissimo excursus su due articoli fondamentali della Costituzione, che sono l'articolo 36 e l'articolo 39. L'articolo 36 ci spiega che in tema di contratto di lavoro la retribuzione che viene assicurata al lavoratore deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e tale da garantire al lavoratore e alla famiglia del medesimo un'esistenza libera e dignitosa, così cita testualmente l'articolo 36. Di contro, però, l'articolo 39 sancisce anche un altrettanto importante principio, che è quello della libertà sindacale. Il modo in cui questi due articoli si sono collegati, connessi tra di loro, ha comportato negli ultimi anni una proliferazione dei contratti cosiddetti minori. Questo fenomeno è stato definito dumping contrattuale. Per verificare se i contratti minori, così definiti, sono i contratti che non sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quindi quelli che normalmente non vengono applicati oppure hanno comunque un'applicazione minore. Perché ci si è posto il problema di regolamentare questa materia e perché è una materia così importante? Perché il fenomeno del dumping contrattuale rischia di vedere messe in dura, di veder diciamo compresse le garanzie che invece devono essere assolutamente lasciate al lavoratore, cioè le garanzie di avere per l'appunto una retribuzione che sia giusta. Garanzie che invece sono assolutamente assicurate all'interno dei contratti collettivi leader. Ovviamente questo è stato un argomento di grosso dibattito che ha richiesto più volte l'intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è stato chiamato per l'appunto a pronunciarsi sulla questione per riuscire a capire se i datori di lavoro potessero avere effettivamente una libertà di applicazione oppure fossero vincolati ad applicare i contratti collettivi maggiormente rappresentativi tout court. L'Ispettorato del Lavoro arriva a disciplinare la materia in primis con una circolare del 2018, che è la 3 del 2018, che è palesemente contro i cosiddetti contratti pirata, perché afferma che soltanto i contratti collettivi maggiormente rappresentativi, quindi i leader, possono comportare benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro e quindi solo l'applicazione di questi contratti può garantire questi benefici. Questa circolare, che ovviamente è palesemente a favore dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, dà un'informazione molto importante, però lascia aperta una questione altrettanto importante, ossia non contiene al suo interno nessuna specifica in termini di diciamo di parametri per stabilire i criteri di rappresentatività. Enuncia un principio molto importante perché sostanzialmente arriva a dire che solo i contratti collettivi nazionali leader possono rappresentare un parametro della giusta retribuzione, ma tuttavia lascia aperta una questione molto importante, che è quella appunto degli indici di rappresentatività, che sono comunque indici legati a un dato elettorale e ad un dato associativo, ma comunque lasciati ancora molto descritti in maniera molto fumosa e quindi poco precisa. La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 20 giugno 2018 cercava proprio di sopperire a questa mancanza. In realtà apre un grosso dibattito perché attribuisce una centralità assoluta ai contratti collettivi, individuando in CGIL, CISL e UIL le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza però dire perché. Quindi, oltre a non dare criteri di rappresentatività, enuncia quelle che, secondo l'Ispettorato in quel dato momento storico, rappresentavano la maggiore rappresentatività. Chiaramente è stata oggetto di numerose critiche, motivo per cui è stata poi cancellata. Al suo posto, però, l'Ispettorato Nazionale emana un'altra circolare, che è la 7 del 2019.
Nella circolare 7/2019 l'Ispettorato del Lavoro cerca di assumere un atteggiamento un pochino più diplomatico, si può dire, ossia viene.